E la verità, potremmo, se volete potremmo fare una prova qua, se io chiedo qua quanti sono i medici, voglio vedere quante mani si alzano. Una, quanti sono i pazienti, sono tutti gli altri. Quindi già questo ci dice quanto i pazienti sono più sensibili a ciò che accade nel campo delle novità, nel campo della ricerca rispetto ai medici. I medici sono molto refrattari a quello che accade, alle novità. Io sono un medico, vi ringrazio perché queste sono le iniziative che ci servono per incominciare a muovere gli animi, ma sarò felice il giorno in cui ci troveremo di fronte a 200 medici a parlare di queste cose qua, ma 200 non scienziati, perché recentemente a Sestri Levante abbiamo fatto un convegno dove c'erano tutti gli scienziati del mondo, ma questi erano scienziati che si interrogavano sui topi, sui gratti, sui gatti, ma non sull'uomo. Io vorrei trovare 200 clinici che si confrontano su come funziona la cannabis, perché quello sarà il momento vero e quello sarà il momento in cui noi dovremo ringraziare voi. E guardate, dobbiamo ringraziare in Italia il Ministero della Difesa, perché il Ministero della Difesa ha preso in mano oggi la produzione, e se non fosse stato per il Ministero della Difesa oggi nessuno in Italia produrrebbe cannabis. Lo fa con tempi lunghi, con tutto quello che vogliamo, però oggi l'Italia, col Ministero della Difesa, sta producendo cannabis. Qualsiasi medico italiano può prescrivere la cannabis, qualsiasi medico. Poi la cannabis, fai una prescrizione che su un foglio bianco, molto semplice, una banale, tu fai questa prescrizione, vai in farmacia, se la farmacia è una farmacia galenica te lo prepara, ti prepara il farmaco, te lo paghi e te lo porti a casa. Poi alcune regioni invece hanno deciso di dire lo facciamo a carico del servizio sanitario regionale. L'effetto psicotropo che a noi serve è minimo, cioè un paziente che ha dolore, se gli do un minimo di euforia va bene, cioè un paziente depresso che non vede via di uscita, se io gli do una via di uscita nello stare leggermente meglio va bene, ma non posso pensare che sia solo quello, perché quello è un tradimento. Io gli faccio vedere una cosa che non è, io devo aiutarlo nel dolore, allora devo andare a agire su tutti gli altri elementi, quindi su tutti gli altri possibili recettori, non solo su quello. Allora poi potrei decidere che non la prendi tutti i giorni. Noi abbiamo pazienti che oramai vanno avanti da più di un anno che ti dicono: dottore, la prendo non tutti i giorni, quando capisco che sono in un momento difficile, che ho un equilibrio difficile, la prendo. Chi sviluppa la fibromialgia lo sa che è così. Lo sa, la fibromialgia lo sanno, chi ha la psoriasi lo sa benissimo, non è che tutti i giorni ti scoppia la psoriasi, no? Lo sai prima, perché incomincia, allora quel momento incomincia a prenderti la cannabis, è fondamentale, è una rivoluzione iniziata 10.000 anni fa. Questo è sempre Jama, vedete, a un certo punto ci chiede, forse sarà il tempo di tornare a mettere i buoi davanti al carro. Perché se è vero come è vero che funziona la cannabis, sarà quasi ora che gli Stati, qui si parla degli Stati Uniti, incomincino a finanziare la ricerca. Perché oggi la ricerca che c'è è una ricerca insufficiente, come diceva chi mi ha preceduto, è una ricerca che fanno sui topi. Bisogna capire cosa succede sugli uomini.